sembra veramente un racconto un po' lontano dalla realtà, perché la realtà dei bambini e delle scuole sono una realtà di integrazione, una realtà di bambini che sono perfettamente, diciamo, sono anche più bravi degli italiani tante volte. Sto dicendo quello che è la realtà dei fatti. Eh beh, vive in una realtà tutta sua. Comunque non volevo interromperlo. Ah, però scusa. Mi ha interrotto. Ok, se finisco magari di parlare. Prego, prego, finisca. Ti parlo del pianeta in cui vivo io, che forse è diverso da quello in cui vive la mia collega. Allora, viviamo nello stesso pianeta. Mi dispiace che lei faccia questa divisione. Questa è l'unica interruzione che spero vorrà dai, fare. Dai, l'ha fatta lei prima, scusi. Appunto, siamo uno pari, grazie. Ecco, perfetto, avanti. Sì. Vai. Allora, nel mio pianeta e nel milanese c'è un doppio problema oggettivo di ignoranza, che è questo. Il primo è che le classi con dentro stranieri o immigrati, quali che siano, hanno un livello culturale molto più basso, per cui in maniera proporzionalmente al numero di questi stranieri, se ci sono degli italiani, i genitori si lamentano perché rimangono indietro, perché si tratta di ragazzi che o venendo dall'estero, che sappiano meno l'italiano, mediamente, socioculturalmente sono indietro. È un problema di ignoranza, è oggettivo, non c'è niente da fare. Spesso questa ignoranza è socioculturale e può produrre anche, però io non so se sia successo o meno, lo racconta la signora, le credo, può produrre anche degli episodi di discriminazione al contrario, che possano isolare paradossalmente gli italiani. Cose che non succedono, ad esempio, nelle scuole bilingue inglesi, dove però si ritrovano bambini un po' di tutto il mondo, sono scuole però appunto private che costano soldi, di famiglie ricche, sì, eccetera, dove questi episodi non succedono e dove, attenzione, però in maniera discreta e silente tendono a fare delle classi con dei livelli equilibrati e omogenei una media che va verso il basso. Monio, vai. Ci troviamo oggi in Italia con una immigrazione stabile rispetto agli anni 90, con una seconda generazione assolutamente integrata e inserita nel territorio italiano, ma con un'Italia e con alcune, diciamo, colleghi giornalisti come il collega che ho qui davanti, che non pensano e non accettano il fatto che l'Italia è anche in un cambiamento positivo e che questi bambini sono dei bambini perfettamente italiani, che uno lo voglia o meno, saranno italiani. Sì, sì, non mi faccio trascinare nella discussione. Allora, qua nessuno sta discutendo di integrazione, secondo me, a parte il caso specifico unico che possiamo citare. Se dei bambini sono nati in Italia e sono figli di persone che magari non sono nate in Italia, nel caso specifico medio delle scuole italiane sono ignoranti lo stesso. E questo ha... Ma delle banalità... No, ma su quali basi, su quali dati dice che sono ignoranti, che ci sono dei dati sul livello scolastico? Sono delle scuole ignoranti, dove si insegna a non interrompere uno che sta parlando. Mamma mia, ma sta dicendo delle cose proprio anche quali sono i dati? Non me mi le dà un dato dire. Che dice che i figli dei migranti sono ignoranti. No, io mi dico quello che voglio, non una do, cifra, non dico un numero. Quello che vuole lei. Ma veramente uno dice così. Avrei già finito se non mi avesse interrotto. Da degli ignoranti a 800.000 persone che insomma... Dal suo comportamento che sta avendo, do dell'ignorante anche a lei. Va bene, dai. Allora, guardi, con me, già per me è faticoso parlare, collega. Scusi, basta. Io come interlocutore ho il pubblico a casa, non so chi sia lei. Stia buona e mi lascia finire. Ma stia buona anche lei che è stato maleducato dall'inizio. Stavo parlando io, basta. Sta dicendo delle cose inesatte, giornalista, no. Dia dei dati. Bene, sì, abbiamo capito. Scusi, carino. Finisci. Parlare con una persona. Finisci. Una persona che scrive un editoriale per vedere il livello, no? Già è faticoso per me discutere con una persona e pensare di dover portare avanti anche... Ma perché anche, devo farmi interrompere con una persona con la prepotenza che di questa persona ignorante? Ancora. È ignorante una persona che interrompe. Si insegna a scuola. Guarda, faccia quello che vuole. Sì, faccia quello parlare. Che vuole. Sono qua per parlare. Sta dando dell'ignorante. Fermati. Bravissimo. Finisco. Poi dopo può ripiegare. Finisco per principio, Nicola. Ho detto solo che la situazione è come...
tutti sanno, tranne la signora. Che, sì, che, sì, tranne la signora. Non so, non, non mi ricordo come si chiama. Karima. Karima Mowal. Scusi se non me lo ricordo. Se lo appunti molto bene. Smetta, mi faccia parlare, insomma. Ma sta dicendo una prepotente. Serie di banalità. Sì, una però, serie però allora io vado via. Finici. Ma perché devo essere... Allora, la prego, Karima, la prego. Allora, fai finire. È una banalità sconcertante. E qual è? C'è il problema che il livello medio della scuola italiana, lo sanno tutti, si sta abbassando e in alcune zone delle per grandi città, nell'Interland italiano, si sta abbassando perché c'è il problema di dover ricominciare da capo con delle persone che vengono da altre etnie, civiltà, tutto quello che vuoi. Ci sono degli italiani che non ci stanno perché dicono così, rimaniamo indietro anche noi. Gioia. È così, è un problema, non è discriminazione, non è un problema di integrazione. Per il resto i bambini poi vanno a giocare, imparano le cose musicali, benissimo, non è un problema di integrazione, è un problema che non abbiamo con l'integrazione abolito l'ignoranza, come dimostra la signora. Grazie, mi fa piacere che me lo dice lei, guarda. Finisca, perché vuol dire che è una garanzia. Però che... non risponda allora, su questo. Finisca, detto questo, per favore. Sai che cos'è che mi fa veramente impressione di, diciamo, di queste opinioni un po' spicciole? Che l'Italia e gli italiani oggi, purtroppo, non tutti però, dimenticano il loro passato di immigrazione. Dimenticano, sì invece, perché quella è la memoria corta. Queste persone che oggi sono qui e ci sono i figli dei migranti, ripeto, sono italiani. E oggi, se rappresentano una difficoltà, domani sono una risorsa. Tutto sono qua. Italiani, chi lo nega? Sì, no, lo lei l'ha nega? Negato perché parla di etnia, di quale etnia parla, di quale etnia parla, fa dei discorsi veramente primitivi. Stiamo parlando del problema sollevato dalla signora che, vive in, che figlia, aveva la figlia in una scuola con persone di che etnia diversa. Che è un caso estremo. Che è un caso estremo, infatti io ribadivo in però al di là dell'etnia di origine dei genitori, quindi sangue e color di pelle. E chi se ne frega, noi dobbiamo stare parlando di etnie. Come, ma frega come, sono figli di migranti, sono italiani. Deve capire queste differenze perché sono importanti, visto che lei si occupa anche di questi temi. Anche per poter, insomma... Senta, lei non sa di che parla. Sì, bene, sì, purtroppo noi dobbiamo andare in pubblicità. Un dialogo tra sordi. No.